La mamma non si aspettava che Giuliana rinunciasse alla torta per il suo 11° compleanno. «Voglio prepararti una torta al cioccolato», le disse qualche giorno prima del compleanno. «Sarebbe bellissimo, ma avrei un'altra idea», Giuliana rispose. La mamma era sorpresa. «Non capisco, quale idea?» le chiese. «Invece di spendere i soldi della torta, li vorrei utilizzare per preparare cibo per i senza tetto», Giuliana spiegò. «Potremmo preparare una minestra calda». Giuliana, uscendo la mattina presto con sua madre, aveva visto numerosi senza tetto che dormivano alla fermata dell'autobus e non riusciva a smettere di pensare a loro. «È troppo impegnativo», disse la mamma. «Gli ingredienti costerebbero troppo per tante persone. Non abbiamo neanche una pentola abbastanza grande per fare tanta minestra né cose per servirla». Ma Giuliana non si scoraggiò. «Voglio dare della minestra senza tetto», ribadì. «Questa è l'opera di Dio». Giuliana aveva conosciuto Dio in una chiesa avventista del settimo giorno a Salvador, in Brasile. All'inizio era andata in chiesa perché voleva unirsi al gruppo scout. Vedendo un'amica che indossava l'uniforme degli esploratori, voleva anche lei far parte del gruppo locale. Dopo aver realizzato il suo desiderio, decise anche di dare il suo cuore a Gesù e fu battezzata. La mamma era felice che Giuliana amasse Dio, ma personalmente non le interessava frequentare la chiesa. Poiché secondo la mamma la mancanza di un pentolone era l'ostacolo principale per cucinare la minestra, Giuliana decise di andare a informarsi presso alcuni dei suoi vicini avventisti. Forse ne avevano uno e potevano prestarglielo. I vicini le diedero dei pentoloni e lei li portò a casa 3 giorni prima del suo compleanno. Ma continuava a non avere gli ingredienti per la minestra. La situazione sembrava disperata, quindi Giuliana pregò: «Dio, per favore, dammi sapienza e tocca il cuore della mamma per permettermi di fare la minestra per i senza tetto». Il giorno dopo, Giuliana chiese di nuovo alla mamma di poter fare una minestra per i senza tetto. La mamma si arrabbiò. «Vai al negozio e chiedi che donino loro il cibo per la minestra», rispose. In realtà sperava che Giuliana si vergognasse troppo per andare al negozio. Ma Giuliana saltellò verso il negozio del quartiere con gioia, pregando: «Grazie Dio per aver risposto alla mia preghiera». Al negozio parlò con il responsabile del suo desiderio di fare della minestra per i senza tetto e chiese se volesse donare gli ingredienti. Lui le disse di tornare il giorno dopo. Giuliana andò in diversi altri negozi con la stessa richiesta, ma tutti le dissero di tornare il giorno dopo. Andò di nuovo a trovare i suoi vicini avventisti che promisero di portare delle verdure. Il giorno prima del suo compleanno, Giuliana si fermò al primo negozio dopo la scuola. Il responsabile le diede una grossa borsa di verdure. Anche gli altri negozi e i suoi vicini avventisti le diedero del cibo, come promesso. La mamma fu scioccata quando vide buste di cipolle, peperoni, patate, carote, zucche, mais, spezie e altri ingredienti per la minestra. «Cos'è tutto questo?» chiese. «Questi sono gli ingredienti per la minestra che farai». Giuliana fece un sorrisone e mostrò alla mamma i pentoloni che aveva preso in prestito. La mamma era stupefatta dalla determinazione di Giuliana. Con l'aiuto di diverse donne avventiste, la minestra fu preparata. Il giorno del suo compleanno, Giuliana indossò la sua uniforme e con gli amici e la mamma caricò i pentoloni di minestra in una macchina. Arrivati a una fermata dell'autobus, dove c'erano alcuni senza tetto, un'amica annunciò: «Oggi è il compleanno di Giuliana, che ha fatto una minestra per voi!» I senza tetto erano molto contenti, formarono un cerchio intorno a Giuliana e le cantarono tanti auguri. Ripensandoci, la mamma si vergognava di aver esitato così tanto a sostenere quel progetto per i senza tetto. Si rese conto che Giuliana era piena dell'amore di Dio e che anche lei voleva esserlo. 2 mesi dopo il compleanno di Giuliana, la mamma fu battezzata. Oggi Giuliana, la mamma e diversi altri membri di chiesa vanno 2 volte al mese a dare da mangiare ai senza tetto e a condividere le benedizioni di Dio. Potete donare l'offerta del 13° sabato di questo trimestre, parte della quale aiuterà ad aprire un centro dove le persone potranno seguire studi biblici e lezioni di cucina sana a Salvador, la città di Giuliana in Brasile. Pensate a modi in cui anche voi potete aiutare le persone bisognose là dove vivete. Grazie per le vostre offerte missionarie.